L'universo Pink Floydiano riassunto in una mostra sarà visibile nella capitale a partire dal 19 gennaio The Pink Floyd Exhibition Their Mortal Remains, un progetto che si preannuncia affascinante e visionario. Ad accoglierlo il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, meglio noto come Macro, con la sede di Via Nizza pronta ad attirare migliaia di visitatori. Un modo perfetto per tracciare il nuovo percorso della struttura con la gestione affidata all'azienda speciale Palexpo. Più che in qualità di vice sindaco, le dico da persona, è un'esperienza fantastica, e lo dico, diciamo, per riportato, amici che l'hanno vissuta. Parla di un pezzo lunghissimo della nostra storia in un modo comprensibile, accessibile, affascinante. Da vice sindaco dico, la città fa il suo mestiere di capitale, no? Porta in esclusiva nazionale la più importante mostra sulla musica rock. Ho un bel rapporto con la città di Roma, è un legame che continua ancora oggi. Se verrò all'inaugurazione con Roger Waters, è probabile, l'idea è quella. So che lui ha un tour in partenza dalla Nuova Zelanda in quel periodo lì, probabilmente riuscirà a fermarsi qui uno o due giorni, non so. Un viaggio audiovisivo destinato a ripercorrere i tanti anni di carriera del leggendario gruppo inglese, capaci di produrre immagini epiche nell'ambito della cultura pop attraverso copertine geniali, si pensi ad Atom Heart Mother e Wish You Were Here. I Pink Floyd vengono celebrati grazie ad un percorso cronologico accompagnato dalla musica e dalle voci di Roger Waters e soci.